io ho interpretato l'India, ho la voce rauca, scusate, ho interpretato l'India, anche se non la conosco, ma con una foresta dietro, l'acqua e un barcone che ho visto sulle cartoline, su internet, che spesso penso ci viaggiano le persone. E sulla destra del quadro ho interpretato il volto di una donna indiana. Non so se sia la cosa migliore, però per me, ecco, l'ho vista così, ecco. Grazie. Grazie. Piacere. Gabriela Cabezas, che viene dalla Bolivia, è boliviana, che ha fatto questa donna che si affaccia a un balcone con una finestra dalla struttura indiana. Il mio quadro cercava di parlare della povertà in India, sì. e anche una parte economica, perché in India sono come due diverse economie, o molto poveri o troppo ricchi, e io volevo fare una storia di una parte molto importante di India, che è la povertà. Rosalba Nistico, che ha fatto Gamesh, quello che è piaciuto. Prego, Rosalba. Sì. Buonasera. Rosalba. Buonasera. Per l'appunto, il mio secondo marito è un indiano, è di Delhi, e mi sono avvicinata a questa, a un nuovo mondo, a questa nuova, per me è nuova, però una cultura antichissima, sappiamo benissimo. E tutto ciò che riguarda l'India per me è una cosa magica. mi piace molto, cioè mi piace molto proprio conoscere la storia. Sono andata a Nuova Delhi, Agra, e poi sono andata a Villa Vrindavana, sono andata alle Ladakh, sulle montagne, uh-huh. E abbiamo girato parecchio, fino a 5.000 metri, e le diversi monasteri tibetani, di monaci tibetani. È affascinante, tutto è affascinante in India. E poi ora ultimamente appunto sto facendo questa scuola come insegnante yoga, Vinyasa, e sicché ecco molte cose le sto imparando lì, la storia più che altro. È un mondo affascinante, ecco perché ho fatto Ganesh. Così almeno abbiamo inaugurato bene e porta fortuna. Un ultimo, Renzo Sbraci.